Piano, piano. Nemojte, nemojte. Dobro, pa televizija. Premikat. Vai. Testo per TG5. Qui finirono. Aspetta. Prova. Vai. Qui finirono vittime del nazismo migliaia di serbi, ebrei e zingari. E adesso questo luogo della memoria e il suo museo devastato dalla battaglia sono stati riconquistati dalle truppe di Croazia, cui molti rimproverano malcelate simpatie con il regime fantoccio che collaborò con i nazisti. Il paese riconquistato è deserto. Le case sono case fantasma, ancora sotto tiro. Scusa, aspetta. Ripeti? Sì, ma solo questo di un pezzetto, tanto poi ci abbiamo montaggio. Vai. Il paese riconquistato è deserto, case fantasma, ancora sotto tiro. 3 anni fa l'avevano abbandonato i croati, l'altro giorno l'hanno abbandonato i serbi. Ma Zagabria, spietata nella battaglia, vuole mostrarsi magnanima nella vittoria. I serbi possono tornare alle loro case, i soldati prigionieri verranno liberati, eccezione fatta per i sospetti criminali di guerra. Il monumento alle vittime del Lager continuerà a rappresentare un monito e il museo sarà restaurato e riparata la chiesa cattolica oltraggiata dai serbi. Intanto è giusto verificare che le case croate, dove in 3 anni è cresciuta l'erba, erano state svuotate e invece la chiesa ortodossa è stata lasciata intatta dai nuovi padroni del paese. Impegni e promesse. Ma se sarà così, chi potrà impedire ai croati nuove offensive per riprendersi i loro confini storici? Chi potrà impedire di riconquistare con la forza queste piccole cecenie di etnia serba, con la stessa forza che finora è stata la legge dell'assedio di Sarajevo e Gorazde, della morsa su Bihać e Srebrenica? Nel naufragio della diplomazia, alle Nazioni Unite non resta che il ruolo notarile di chi registra avanzate e ritirate, vittorie e sconfitte, e non può far altro che limitare i danni. Cantano e contano le armi in questa precoce estate balcanica. Guarda che bello quello in bicicletta, a sinistra.
Pozdravljamo sve Hrvate u Italiji i mi smo još se držimo. Za sad toliko pozdrav. Kako da ste vi tako mladi tu? Koji izgledate kod dječaci? Mi smo tu došli jer smo morali doći. I jer smo htjeli doći. Za nas. Za nas. Za Hrvatsku sve damo. Je bilo teško udanje u borbi? Nije. Bilo je malo. Teško. Bilo je malo gadno, dobro je prešlo. Dobro je prešlo. Ste izgubili nekog prijatelja? Bilo je mrtvo, ali ide se dalje. U oslobađanje cijelog teritorija. Combate per la libertà del loro territorio. Bene, se deserta. Vai. Semideserta, eccola l'autostrada che attraversa l'angolo di Croazia, riconquistato dalle truppe di Zagabria con l'offensiva Lampo del 1° maggio. Al centro dell'attenzione degli osservatori internazionali in queste terre che la Croazia e le carte geografiche della ex Jugoslavia definiscono liberate e che ora i serbi secessionisti chiamano terre occupate, è il problema dei prigionieri. Eccolo il volto della sconfitta, quando la baldanza e l'aggressività lasciano il posto a una paura delusa. Ed ecco il momento della verità per 18 persone accusate di aver commesso crimini di guerra, stupri, torture, uccisioni di civili. Vengono chiamati a uno, un appello che ha il sapore di un giudizio. Saranno consegnati al Tribunale Internazionale dell'AIA, dove sinora solo un indiziato si era seduto sul banco degli imputati. E gli altri, 55 giovani sotto i 18 anni o anziani sopra i 60, sono già stati liberati. L'aiutante del presidente Tudjman promette saranno liberi di tornare alle loro case o, se vorranno, di passare il fiume, ricongiungendosi ai serbi riparati in Bosnia. Stamattina a Pakrac si sono arresi 5 tra i 200 serbi ancora alla macchia sui monti attorno alla cittadina. Zagabria sta esibendo al mondo una vittoria pulita dopo aver posto tutti davanti al fatto compiuto dell'offensiva. E così lascia intendere che anche per gli altri territori in mano ai secessionisti serbi l'ultima parola, se i tavoli delle trattative si riveleranno impotenti, sarà